Delittuosi nasce da un'idea di Massimiliano Bracciali, sottoscritto, e Alessandra Mauricino. Come scriviamo nella nostra presentazione, l'evento di Cena con Delitto è un evento che vuole unire le sinergie di settori diversi. Io vengo dalla formazione comportamentale, e Alessandra dalla formazione, invece più che formazione, dalla recitazione d'alto livello teatrale, che considero personalmente molto alto come livello di interpretazione. L'idea è stata proprio quella di creare un evento che non fosse un evento solo teatrale, ma fosse un evento comunicativo, dove le persone potessero interagire all'interno dello spettacolo, insieme agli attori, quindi avere una relazione diretta con gli attori e trarne un vantaggio, che poi è quello anche di divertirsi attraverso degli strumenti. In questo caso gli strumenti che abbiamo scelto di utilizzare sono quelli del giallo, quindi utilizzare una serie di indizi, prove, investigatori famosi che identificano i singoli tavoli, e da lì partire per questo gioco interattivo che poi obbliga le squadre anche a rapportarsi tra loro, quindi a creare uno standard di unione, chiamiamolo team building se vogliamo esagerare, anche se è così, in una forma più ridotta. Dal punto di vista artistico, La Cena con Delitto è uno spettacolo interattivo che nasce dalla necessità di portare il teatro all'interno anche dei ristoranti. Chiaramente viene suddivisa in quattro tempi, che sono poi le quattro portate che offre il gestore, il ristoratore, ed è uno spettacolo completamente interattivo. Vuol dire che gli attori non sono volutamente sulla scena, ma sono in mezzo, al centro, insomma, tra le persone, ed invitano le persone a interagire a questo tipo di spettacolo o gioco. E chiaramente la linea guida è un giallo, quindi sono spettacoli noir, gialli, in cui chiaramente il punto fondamentale è l'assassino. Questa sera metteremo in scena uno spettacolo chiaramente io non svelerò nulla, però è uno spettacolo che gioca molto di ruolo. Ci sono quattro personaggi in scena con un commissario, e il nostro commissario generalmente si chiama il commissario Segugiotti, nato da un'idea appunto di mia e di Massimiliano assieme. E che dirvi? Seguiteci, noi siamo i Delittuosi, e ci vediamo questa sera al Beat, per le strade del paesaggio, chiaramente, che ringraziamo per averci ospitato. Grazie.